Ora le mie visioni, nel ciclo di 50 opere qui esposte degli anni 80, sono una testimonianza di storie variopinte, nate intorno a delle mie riflessioni personali, quasi sempre a posteriori, come primo fruitore delle mie opere. Ecco, quello che so sull'arte e sulla vita l'ho appreso da queste tavole che io chiamo tavole di bene, almeno nelle mie intenzioni. L'opera fa l'operatore. Tutte le spiegazioni che si possono dare di un mistero non svelano, ma rendono il mistero più vicino a noi. Le mie opere sono pittosculture di un simbolismo spirituale, astratto metafisico. Generalmente parlo di arte trascendentale. Figura zero, la nascita di Venere. L'opera si rifà alla tradizione delle pale di altare del 400, con ante laterali a cassa. Certamente la mia non è una rappresentazione liturgica, ma un rituale, una messa a punto del sacro al momento. La Venere è tradizionalmente la bellezza, che nasce da una divina concezione, data come grazia. All'interno dell'opera abbiamo una Venere di Creta, con il senso del bagnato. All'esterno dello scrigno è rappresentata invece un'enorme vasca purificatrice di tutte le mondanità. Figura 1, artista re. Qui abbiamo il recupero di una vecchia finestra, come nella tradizione del Red Maid, ad indicare l'artista come finestra sul mondo, o porta, o passaggio in altre dimensioni. Ci sono raffigurati gli strumenti della passione del Cristo, che sono anche quelli della passione dell'artista come artigiano. Poi ci sono delle mie impronte, come nelle Sindonie, e in fondo a destra un riquadro nero, omaggio a Casimir Malevich, simbolo dell'incognita, del mistero della vita. Il vero artista patisce la realtà e ne esprime i suoi segreti come fosse un messia, in questo senso Cristo Re, artista Re. Figura 2, il Signore del Sole. C'è un sole con dei raggi a forma di orecchie, al centro un orante, con tatuato sulle spalle un vecchio simbolo dell'Om, il suono sacro che dà vita attraverso il prana, il respiro del mondo, uguale allo spirito che ne è il Signore del Sole. Figura 3, cavallo sacrificale. Qui c'è un'ironia voluta tra il titolo e l'opera formale, una tuta mimetica, militare, simbolo di aggressività, ricoperta di zolfo, simbolo di luce. In realtà il cavallo che si vuol sacrificare non è il cavallo dell'uomo, ma la gea, cioè la terra, il materialismo, che in alcune culture orientali è considerata come l'immagine di un cavallo che gira e gira e sempre trotta, simbolo dell'energia libidica, del desiderio, del correre, dell'arrivare. L'uomo è considerato il cavaliere che deve guidare il cavallo, la mente che guida il corpo, frenandolo con una lama dentro la quale c'è il vuoto di un uovo, simbolo della coscienza superiore che può e deve sacrificare gli istinti. Figura 4. Ombre. Bozzetto per il salto in alto, opera su carta. Qui ci sono due uomini disegnati in atteggiamento pacificato. Uno copia l'altro, gemelli. In realtà è la testimonianza della nostra doppia natura, terrestre e divina. Ognuna ombra dell'altra. Figura numero 5. Molto spesso nel tempo ho cambiato il titolo dei miei lavori senza cambiare la sostanza
degli stessi. Uovo nuovo uomo è stato il mio primo titolo di questa opera. Più tardi l'ho modificato in Torno tardo a casa. Un'installazione composta da uno striscione ripiegato con bastoni perpendicolari, dipinto con cenere, con una cornucopia e una testina in creta secca. Titolo criptico, ironico. Il mio ritorno è a casa del creatore. Non torno tardi, ma tardo, ardente, con passione e sacrificio. È certo che ho manifestato, vedi lo striscione di cenere. Mi sono bruciato, affaticato. La cenere, materiale neutro, androgeno. Ma per fortuna la cornucopia, primavera, abbondanza, sono rinato nuovo. Figura numero 6. Salto in alto. Salto in alto è il mio desiderio di superarmi, saltare verso l'alto, verso il cielo, e con il sogno di non ricadere sulla terra, ma stare in un firmamento, nell'empireo. Vedete che c'è un filo da superare, l'asticella, che è di rame, simbolo dell'energia corrente che nell'uomo è lo sforzo fisico per esaltare, sublimare la sua figura. E finisce con una palla, grumo di sangue di drago, che è una resina rossa che si estrae da una pianta chiamata Dracanea o drago, originaria delle isole Canarie, utilizzata per laccare il legno e in medicina e poi anche come incenso. Qui per me è servito come simbolo letterale della figura mitologica solo per il nome di drago. Ci vuole la forza di un drago per superare i propri limiti naturali, soprattutto sulla linea che attraversa la zona sessuale. Comunque, le gambe di questo atleta formano il numero 4, come i lati del quadrato, simbolo della terra. Qui esprimo il materialismo, invece nella parte sopra della figura, nel cielo, ci sono le braccia dell'atleta che fanno un segno dell'evviva, a emblema dell'approvazione della propria elevazione. Figura 7. Io erofante. Nel titolo dell'opera c'è un'ironia con la parola ierofante. Si definisce così una figura autorevole, il mistagogus, in Grecia i riti dei misteri eleusini. Nelle dottrine egizie, per esempio, il faraone poteva assumere in sé anche il ruolo di re, sacerdote, architetto, legislatore, medico. Figura ideale scelta da me come metafora dell'antica cultura archetipale olistica. Qui è rappresentata solo la parte terrena, gambe e piedi, con la gonna. Figure che nell'antico Egitto erano disegnate di profilo e, data la loro caratteristica sovrumana, capace di camminare sulle uova. Tutto questo per me significa che costoro erano capaci di camminare sulle uova senza romperle, merito del loro spirito superiore, perché forti di una cultura olistica, a differenza della nostra cultura postmoderna settorializzata e standardizzata, quindi mancante di orizzonti ampi. Io erofante indica la strada faticosa fatta a piedi, la via umida, per cercare con pazienza i risultati di una lunga ricerca spirituale. Le uova come forme primogenee dell'universo. Il colore nero delle uova è il simbolo dell'insondabile viaggio iniziatico. Figura 8. I due neri, quest'opera su carta, rappresenta una donna nuda, forse Susanna, e i vecchioni, la Sofia, la creatività femminile, una bagnante, battesimo, con due brocche, vasi neri, sulle spalle, le fanno da contorno come due ali. Un'iniziata, una credente fedele, grazie all'acqua di luce cosmica, divina, patisce un lavaggio, una purificazione, con pittura ripulitura.
Il titolo I due neri, i neri segreti e misteriosi, allude ai testimoni custodi paralleli, testimoni, testi, saggi, i due vasi neri a cui affidarsi per intraprendere la salvezza nella gloria della grazia. La donna nuda della verità può essere vista dalla conoscenza dei saggi. Figura numero 9, San Sebastiano. Quest'icona, gigante, rappresenta l'artista nella sua passione emozionale, trafitto dai pennelli, colori, dolori, umori. Da notare che nel volto di San Sebastiano è costruito poi il pattern ciglia, naso e bocca di un'altra figura umana, microcosmo dentro l'altro, mondo macrocosmo. I tre cerchi sotto il bacino stanno a simboleggiare la trinità dell'essere, così come è riconosciuta nelle varie culture per le figure divine. Figura 10. Palla prigioniera. La scultura in legno rappresenta i miei due figli gemelli, raffigura due bambini innocenti che discutendo tengono in bocca ognuno metà di una palla, giocano, non una palla qualsiasi, ma il mondo palla gigantesca che li fa prigionieri, incasellati statisticamente, annoiandoli. In questo senso sono prigionieri del mondo. Figura 11. Il ladro dei due mondi. L'opera dipinta ad olio, da lontano appare un volto comico, cosmico, allarmato, una specie di angelo bruno verdastro. Avvicinandoci notiamo i particolari all'interno del volto, gli occhi come due pianeti, ma le ciglia, il naso e la bocca sono raffigurate da una figura scomposta, un uomo oscuro, ignoto a se stesso, in corsa, che ha sotto al braccio due palle rubate. Sono due mondi, uno terrestre e l'altro celeste. L'essere umano passa la vita a prendere cose atavicamente non sue. L'uomo normale ruba in terra, quell'altro, l'uomo metafisico, ruba anche nel mondo celeste. Figura 12. Il gioco della natura e dell'arte. Quest'opera in work progress in questa occasione è stata ricomposta cambiando il gioco dei pezzi. L'opera fatta in carta su tavola è un grande disegno con una struttura scacchiera, ricalca il bipolarismo tra il bene e il male, il giorno e la notte, tra virtù e vizi, o vita e morte. Nei quadrati neri ho voluto rappresentare le difficoltà e i dissidi con uomini sopraffatti da forme di strumenti accuminati, metafora della natura umana. Nei quadrati bianchi altri uomini con impressi invece strumenti alchemici, tondeggianti come ampolle che accolgono, metafora dell'arte della sublimazione, cioè l'arte regale dell'amore. Figura 13. Viola. Pittura astratta che rappresenta una donna natura come una Persefone. Primavera sembra suonare un violino che rinasce felice ogni anno dopo aver passato 6 mesi nell'Ade inverno. Nel titolo c'è il doppio senso, viola non botanico ma come verbo violare. Per cercare occorre infrangere le banalità convenzionali e dare nuova linfa. Un modus vivendi continuum necessario all'elevazione gratificante. Figura 14. Viene da Oriente. In quest'opera l'Oriente è l'allegoria della nascita del Sol Levante. Nella struttura compositiva del quadro il Sole è al centro della figura ed è un Sole nero, un'eclisse, un Sole mistico, invisibile, ma generatore di tutto. La figura è sotto il tetto di una casupola con una porta specchiante, come ad indicare che il nostro corpo, interiormente specchio, è da tenere pulito se vuoi vedere la luce. Ma il nostro corpo è anche un tempio sonoro. Inoltre, in quanto parla, lo stessa figura è, attraverso le corde musicali, una musica. Sullo sfondo del quadro c'è una scacchiera
a indicare un ritmo esistenziale, bene e male da potenziare, con equilibri da sperimentare sulla retta via. Figura numero 15, piogge. Opera composta da inserti, una serie di stracci per pennelli sporchi di colore luce e altre intrisi di notti nere misteriose, composti alternativamente in uno schema diagonale notte e giorno, fissati nei nodi dei legni, momenti cruciali di una scelta, di una crescita. Queste sono le piogge di luce e di Eros, altre le piogge di incomprensione, piogge di Thanatos. Alla fine, tre strati di fogli di cera nera, l'ultimo con sopra un disegno graffiato con la figura di un vaso imboccato nel collo di un altro vaso. Nozze alchemiche. Questi elementi sono l'emblema delle tre operazioni alchemiche principali, Nigredo, Albedo e Rubedo, per trovare con equilibri la pietra filosofale. Figura numero 16, titolo d'Atena. Opera su tela intelaiata su tavola dedicata alla Chiesa Cattolica. Rappresenta un sogno dentro la città di Roma. Si osserva in trasparenza l'architettura di una basilica alla Piranesi. All'interno della scatola muraria del Tempio si configurano con evidenza due rosoni che sono anche capaci di ritrarre un teschio allarmato. Sopra alla chiesa c'è un sole rosso vivido sormontato da una croce in rilievo di legno. A destra una mano, anch'essa rossa, in un cielo infuocato, rincorre o segnala un pericolo. Ed ora arriviamo al titolo d'Atena. Atena, dea vergine, nata dalla mente di Zeus, divina concezione, dea della sapienza, delle arti e della strategia nelle battaglie, protettrice degli artigiani e dei fanciulli. Era profetica, guidava la logica dei giudici, se adirata era spietata, una guerriera. Infatti è sempre rappresentata con una lancia in mano, con un elmo in testa. Al dunque, il mio trasognamento è quello di vedere una chiesa forte che, se vuole essere sapiente, deve essere guidata dalle arti. Figura 17. I quattro pastori. Disegno su carta catramata, da dentro una grande giara d'argento fuoriescono in alto quattro pastori spaesati che si interrogano. La giara è il nostro corpo addormentato. I quattro pastori sono gli elementi della nostra persona: l'aria, il respiro, l'acqua, il sangue, gli umori, le viscere, la terra, lo scheletro e i muscoli, il fuoco, la mente, il cuore, le passioni. I pastori scarsamente illuminati che non custodiscono nessun gregge perché fuoriusciti dall'entità corpo per liberarsi dai sensi, dal materialismo grossolano per essere nella gloria della luce cosmica. Figura 18. Giobbe. Opera su carta catramata intelaiata e è la storia del patriarca Giobbe, il cui nome significa osteggiato, un personaggio biblico dell'Antico Testamento, la cui storia è conosciuta in tutte le culture mediterranee. È la figura del giusto, fedele, che Dio vuole mettere alla prova con numerose disgrazie e sofferenze. La famosa pazienza di Giobbe. Giobbe, durante un viaggio, fa un sogno e vede una scala dove gli angeli scendono dal cielo e risalgono al cielo. La scala, l'allegoria di una teofonia, una comunicazione eterea tra Dio e l'uomo. In questo mio lavoro rompo le scale, simbolo di gerarchie, e do più importanza al sogno come comunicazione. Nel quadro si intravede al centro Giobbe dormiente, con sopra una luna blu, che lo collega ad una figura celestiale che dorme anch'essa, una sagoma in blu oltremare. Or dunque, per me, nell'onirico avviene l'unione tra i due sognanti che si rivelano l'uno il sogno dell'altro. Figura 19.
Le sette in punto, opera simbolica che rappresenta la presenza del sacro. Nel mezzo del quadro, in un'atmosfera infiammata, sono fissati un ovale rosso con foro vuoto al centro e sette dischi neri a mo' di ore di un orologio interstellare. Un segno raggio, lancetta un'illuminazione, tocca le gambe di un astante, scalzo, innocente. Il 7 è il numero del Maestro, il Cristo, l'unto dalla sapienza, dal vuoto centrale, dal nulla dell'innominabile, forza sconosciuta. Dal bordo degli eventi parte il contatto, se si è predisposti a ricevere la grazia. Figura 20. I cardinali sopraggiunti. L'opera si apre e si chiude con delle ante, come uno scrigno. All'esterno appare sul fondo oro una grande madre che, divisa a metà, in quanto si apre, partorisce i quattro cardinali. I cardinali sono quelli dei punti geografici, quelli terrestri sono messi a croce, mentre nella mia rappresentazione tutti i cardinali sono messi in fila orizzontalmente. In una specie di grammatica segnica, ventosa, musicale e gioiosa. Tornando alla figura femminile delle ante frontali, per me essa è una Diana, dea dell'abbondanza che darà vita ad una ricerca di esistenza eterna, senza principio e fine, con direzioni indistinte, come si caratterizza la sacra creatività. Figura 21. Fanciulla Santa Sede, l'opera raffigura la maternità, sia materiale che concettuale, di una fanciulla metafisica, simbolo della verginità intesa come coraggio e innocenza. Il vestito della fanciulla ieratica rappresenta le onde di fondo della futura gravidanza. In testa alla fanciulla archetipale c'è una sorta di colomba dello Spirito Santo e soprastante, in eretto, c'è lo stemma di un buco della chiave, simbolo della curiosità sapienziale. Quindi avverrà una immacolata concezione. Subito sotto si trova una sorta di viola, strumento musicale che armonizzerà le acque del futuro parto. Nella zona centrale della meta fanciulla risiede la Santa Sede, raffigurata da un filtro. Il nascituro sarà di materia fine e spirituale, ma solo se frutto di un duro lavoro di ricerca interiore, testimoniato anche dalla pala che regge la testa della fanciulla mitopoietica. Figura 22. Namyo. In sanscrito Nam significa mi dedico e Myo mistico. La frase completa è Namyo Renge Kyo e si traduce in mi dedico alla mistica legge di causa ed effetto con la voce. Quest'opera è formata da una cassa cruciforme. Dentro è rappresentato un personaggio stilizzato con un vestito severo a campane scure, contrapposte, che determinano un perimetro modellante il simbolo della stella di Davide. Il corpo dell'orante è supportato da stivali nepalesi. Sullo sfondo composto da coperte militari con ai lati due segni rossi come angeli custodi. Sulle punte degli stivali del personaggio centrale due uova che, camminando, non si rompono. Sempre l'allegoria dell'equilibrio e dell'eremita sulla via della salvezza. Figura 23. Il pittore Fior di Loto. Un'opera a cassaforma simil farfalla, simbolo della psiche umana. All'esterno una croce celeste centrale, vessillo della spiritualità. All'interno il busto di un pittore monaco che regge in mano un pennello, portatore di colore e di umore. Come un samurai regge la propria katana, vestito di bianco purezza, nella posizione yoga del loto. Il pittore saggio Zen è anche un guerriero, un militante della bellezza e dell'armonia, degli opposti che per lui
equivalgono alla giustizia e alla bontà. All'interno delle ante sono vergate dei versi della dottrina Bahá'í, inneggianti la ricerca spirituale. Figura 24. Confessa me, da aurora a aurora, porta desiata. Tengo particolarmente a quest'opera perché è costruita con un vecchio portale del mio studio a piano terra di Via degli Ausoni 7, Roma, l'attuale Fondazione Pastificio Cerere. L'opera è bifronte. Sul lato concavo, con il fondo nero, c'è l'osservatore che cerca di scoprire i segreti della dualità della natura. E sull'altro lato, in basso, più grigio, convesso, due figure scure, due testimoni, forati, con due simboli, buchi di chiave. Vogliono simboleggiare la curiosità, l'esperienza sapienziale. Appaiono due testimoni sempre presenti perché doppia natura e indicano quella conoscenza ascetica. Figura 25. Oso, lunetta dello scrittore, che contiene tre nicchie decrescenti. Nella prima, di fondo, c'è una macchia con cera d'api naturale, con un compasso blu, l'abilità di mantenere una coerenza. Così come nella terza, con una squadra blu, rettitudine morale, simboli massonici. Il blu, allegoria della trascendenza. Al centro, una nicchia più grande delle altre, di cera nera, con un calamaio nero, il nero simbolo dell'ignoto e del mistero. In tutte e tre le nicchie c'è una lettera. La prima un O, la seconda un S e la terza un O, che formano la parola Oso, il motto dei veri costruttori di cattedrali e di ponti, come l'arco celeste della lunetta richiama. Figura 26. Ti tengo. Una sedia d'artista, una mia sedia, che regge il mondo. Giacomo Manzù disse: la sedia è stata la mia prima modella. Ho voluto far riposare tutto l'universo, l'uovo cosmico, blu, su una sedia, anch'essa con parti celesti, vedere il fondo e i tacchetti blu della stessa. Il riposo dell'universale. Figura 27. L'uomo di Cosmo. L'opera scultorea, una madia, dentro una prospettiva nera, il mistero, contiene il canone dell'uomo di Cosmo, stilizzato dal centro del suo petto, dal plesso, si intuisce, solare, esce un raggio che proietta in basso un cerchio bianco con delle tracce di lavorio, i gesti della nostra esistenza, i nostri misteri buffi nello spazio. Figura 28. L'uccello mancante. L'opera è un grande disegno in bianco e nero su tavola. Un volatile allude alla civetta come uccello notturno, simbolo di Minerva, dea dell'intelligenza, che illumina il buio, l'ignoranza. La civetta è rappresentata come una doppia mano, una sopra e l'altra sovrapposta, una che va a destra e l'altra che va a sinistra, a dimostrazione che la creatività, che è l'intelligenza, va in tutte le direzioni contemporaneamente. La mano, e non la mente, per me contiene la vera intelligenza dell'uomo. Figura 29. Titolo. Tocco. L'opera rappresenta un uomo seduto, probabilmente in meditazione, quando improvvisamente è toccato da una illuminazione, una teofonia, un'idea. Allora il capo cede in basso stralunato, cede la logica, cede il materialismo e subentra l'esaltazione extrasensoriale. L'uomo universale è tocco di Dio, folle di Dio. Figura 30. Ultima spiaggia. Quest'opera è un'oasi in un deserto, dove c'è la palma e tre laghetti circolari, uguali e geometrici. Il lavoro è monocromo, in cera nera, per accentuare la radicalità della posizione strutturale, segnica e significativa. L'ultima spiaggia è
il concetto di anima, una trinità misteriosa che in ogni religione e cultura storica ha rappresentato la saggezza, cioè la conciliazione degli opposti, tesi, antitesi e sintesi. Figura 31, filosofi spiaggiati, un grande disegno su carta catramata dove sono raffigurati i filosofi bagnanti su una spiaggia a prendere il sole. Ci sono dei filosofi nudi, un simposio delle coscienze illuminate, solo per respirare lo iodio, il sale, simbolo dell'intelligenza, e abbronzarsi ai raggi del sole Logos, della verità. Ogni filosofo ha sulla sua testa una fiammata di intuizione. Figura 32, a luna in due, ancora un'opera a scrigno. All'esterno abbiamo un personaggio simbolico che contiene due anime, una orizzontale e l'altra in verticale. Aprendo all'interno dell'opera si trova un fondo nero con cera nera e foglie, la natura, e due profili di personaggi opposti, armonizzati in una serie di rotori ellittici intorno ad un archetipo celeste, alludendo a luna, è l'unica radice. Figura 33, caposfero. Questa scultura fa parte di una serie di progetti da poter realizzare in grande formato, chiamati architetture antropomorfe. Figura 34, Mater Assi, lavoro tutto di carta dedicato all'onore delle matrone romane, madri prolifere. Il titolo ironico svela la mia fiducia in queste anime sante. Figura 35, Torre Piera, omaggio a Piero della Francesca e alla sua pala di Brera e al suo uovo simbolico dell'Immacolata Concezione. La torre ha tre piani perché è discesa dal cielo, l'uovo di luce avverrà attraverso una trinità di stati successivi. Figura 36, Occhio da muro. Questa scultura fa parte di una serie di progetti da poter realizzare in un grande formato, chiamati architetture antropomorfe. Figura 37, omaggio a Ivan Puni, l'uovo del mattino. Quest'opera dipinta di zolfo mostra anche una tazza blu e un'ombra di uovo. Rappresenta per me la collazione dello Spirito Santo, lo zolfo, nello spazio blu. La tazza, l'oggetto che la contiene, dovrebbe essere il nostro corpo. Figura 38, bellezza che conduce. La bellezza che conduce è la regola aurea. C'è il volto di un artefice che è doppio, consapevole che il lavoro da fare è armonizzare attraverso vari strumenti e strategie il volto della terra con quello del cielo. Il compasso è la rettitudine, la fede, la trottola dell'indeterminazione, l'uovo lo spirito. Il tutto è retto da un tempio, tempo, solida architettura di luce sapienziale della bellezza. Figura 39, Cristo, un panneggio che ricorda un Gesù bambino rosso mattone, in fasce su di una culla, slitta, simbolo del trasportatore, in un atteggiamento già di sofferenza predestinata, monito per chi vuol salvare il mondo o fare battaglie di giustizia o fare miracoli. Questa è una valle di lacrime e non se ne esce. Se vuoi manifestarti, devi pagare per tutti il percorso o la via di crescita, di trasformazione, detta via crucis, lo scontro di passione tra materia e spirito. Figura 40, giusto in tempo. C'è una maschera da saldatore con sopra una nuvola a elisse grigia chiara di cera, un'animella che si eleva. Il manico della maschera diventa un portacandela. La fiamma, simbolo dell'ardore e della fede, improvvisamente, giusto in tempo, si affaccia con un occhio curioso,
stupefatto l'allegoria del sapere, una metafora delle occasioni che ti colpiscono, ti richiamano, segni da sfruttare per non sprecare su questa dura terra la sacralità della vita. Figura 41, Animella. Questa scultura fa parte di una serie di progetti da poter realizzare in grande formato, chiamati architetture antropomorfe. Figura 42, Solidarietà. La scultura raffigura un incontro con partecipe tra la via, la forma della scarpa di legno che simboleggia il piede, gialla, che è lo spirito, e la via blu, il piede blu, la nostra coscienza superiore. Nel centro si forma intorno a un recinto vuoto ovale, luogo dell'incarnazione del mistero gaudioso, della solidarietà nella nostra umanità. Figura 43, Da Laguna. Questa scultura fa parte di una serie di progetti da poter realizzare in un grande formato, chiamati architetture antropomorfe. Figura 44, titolo Hermes. Il nostro Mercurio, il messaggero degli dèi, l'artista per me deve essere mercuriale. Essere un viaggiatore grazie all'immaginazione, con ai piedi le sue ali, ventaglio, compie le sue opere. In questa scultura il piede ha una punta nera, il senso del mistero, con una spirale di acciaio, simbolo della ricerca interiore. Quindi per me l'artista tratta un viaggio intimo. Figura 45, Il Pensatoio. Nei vari anni ho progettato varie sculture come architetture antropomorfe. Il Pensatoio è stata l'unica scultura abitabile che sono riuscito a fare. L'idea era di fare una scultura intima, come uno studiolo meditativo, indossabile. Essendo un artista iconico, mi sono ispirato alle cattedrali gotiche, massimo esempio di atmosfera lirica, di concentrazione in se stessi. La macchina che vedete, costruita in materiali energetici, fuori in rame e all'interno in cera, un materiale elettrico e uno isolante, così da diventare una specie di macchina orgonica. L'orgone, una forza cosmica ipotizzata dalla psicanalista William Reich, forza che permea tutta la materia esistente, a partire dall'orgasmo. Sul davanti della macchina c'è un rosone con vetri colorati piombati, con due profili, uomo-donna, che poi formano un solo viso ideale. E così sul retro troviamo un altro rosone con una colomba universale. All'interno, in alto, nella cupola, abbiamo una sfera come empireo e poi in basso un giro di simboli a mo' di stelle. A destra e a sinistra della scultura abbiamo quattro ordini di manifestazioni organiche. In alto elementi di composti chimici e aerei. Secondo giro, in basso, piante vegetali. Terzo piano, a scendere, insetti e animali. Ultimo giro, in fondo, vari esseri umani. Figura 46, Mater Ma Tudor. La pittoscultura ha una tonalità rosa, la dea dell'aurora. La figura ha uno scolapasta come capo e due scarpette al posto dei seni. Al centro del quadro una vescica pescis, una mandorla di cera nera, simbolo della meditazione tra la sfera divina e quella materiale. Una mamma pasta, il titolo gioca tra Mater Matuta, titolo romano, con Mater Matuder di Todi. Figura 47, Nato dal doppio seme. L'opera rappresenta una riuscita concezione spirituale, una fecondazione stellare. L'uomo cosmico, metafisico, ha per me una doppia natura, una celeste e una terrestre.
quindi ha un doppio seme, qui rappresentato da due forollini centrali, vuoti, che somigliano a due buchi di serratura, simbolo per me di mistero e curiosità. I soggetti sullo sfondo sono circondati da occhi che si meravigliano per l'evento della nuova e preziosa venuta miracolosa. Figura 48. Pianeti inconsci. Su una vecchia finestra a vetri rotondi piombati si staglia il profilo di un giocoliere nero misterioso che sorregge 8 mondi. L'artista è medium inconscio tra mondi sconosciuti. 7 sono i colori e le note musicali e anche l'unione dell'umano, il 4, con il divino, il 3. Fanno 7 mondi. Ma qui le 8 sfere nere simboleggiano la legge dell'ottava, come suggeriva il maestro esoterico George Ivanovich Gurdjieff nella metafora della via evolutiva della sublimazione. Come nel suono si trova la consonante più alta con l'ottava, così l'impegno è un salto spirituale. Figura 49. Voglia. Quest'opera è al Monastero delle Lucrezie, al Museo Lapidario. Un mosaico che mima una nicchia con al centro un volto cristico, la buona voglia. La voglia non è un desiderio, è un'elezione, una diletta certezza, l'azione di volontà di un'anima. Accanto al viso voglia del Salvatore ci sono in alto a sinistra e a destra due numeri che accostati formano la cifra 13, numero simbolo della trasformazione nei tarocchi. Le frasi iscritte nelle absidi laterali sono della dottrina Baha'i.